Ciao a tutti, oggi siamo qui per fare quattro chiacchiere con lo scultore e viaggiatore Maurizio Perron. Ci troviamo in due posti diversi, ma siamo accomunati da una cosa: abbiamo tutti e due alle spalle una sua scultura. Ciao Maurizio, raccontaci che cos'è per te la scultura. Scultura per me è tutto, è il modo con cui io amo esprimermi, il modo con cui mi diverto. Approcciare il materiale, sentirlo, sentirne l'odore, sentirne la temperatura, la consistenza, e proprio plasmarlo, cioè prendere il materiale, iniziare a tagliarlo e dargli forma e dargli la forma che voglio io. La tua ultima fatica? È la realizzazione di una suite per il famoso Ice Hotel, l'hotel tutto fatto in ghiaccio e neve che si trova in Lapponia, nella Lapponia svedese, a 300 km oltre il circolo. Ho lavorato per 2 settimane e mezzo insieme alla mia collega olandese che si chiama Mario Leijbonk ed è una stylist. Abbiamo realizzato una luxury suite che è una camera di circa 40-50 metri quadri, completamente realizzata in ghiaccio e neve. Presenta all'interno una luna. Noi abbiamo voluto regalare un sogno ai fortunati visitatori e clienti di questo hotel esclusivo. Abbiamo realizzato appunto una sfera gigante di 24 tonnellate di ghiaccio che rappresenta la luna. Questa luna si specchia nel fiume e crea una mezzaluna dove all'interno di questa mezzaluna abbiamo costruito il letto. I clienti poi possono anche, tramite una scaletta in ghiaccio e neve, risalire sulla sfera, dove abbiamo creato una piccola area relax con due poltroncine dove possono sorseggiare uno champagne e soprattutto vedere tutta la suite dall'alto, che è abbastanza impressionante. E questo albergo, a differenza di quelli che ho fatto gli anni prima, cioè che si scioglievano ad aprile, questo non si scioglierà perché nelle pareti di neve sono state inserite delle serpentine con del liquido refrigerante mantenuto in vita dall'energia solare. Dove vorresti vedere esposta una tua opera? Il MoMA di New York, forse è ovviamente un po' troppo per me, però se proprio dovessi scegliere quello. Se sei a corto di ispirazione, dove vai per ritrovarla? Fortunatamente negli ultimi anni non sono mai a corto di ispirazione, anzi, forse se dovesse succedermi il modo migliore è davvero quello di prendere un aereo, andare a fare un viaggio in un posto, anche un posto inaspettato, che magari non ti ispira neanche più di tanto, ma poi proprio. A volte sono proprio quelli i posti, i luoghi dove scopri delle cose più interessanti, quelli in cui non mai avresti pensato di andarci, poi ci vai e ti innamori. Prossimi progetti? Sto mandando vari progetti in festival internazionali di land art. Non sono molti, devo dire, i parchi di land art nel mondo. In Italia siamo un'eccellenza per questo. Ne abbiamo uno, ma è decisamente uno dei migliori al mondo, che è Artesella in Trentino, dove ci sono delle opere secondo me grandiose come la Cattedrale Vegetale, che ovviamente vorrei tanto averla fatta io. Parlaci dell'Artico, che cosa ami di più? Non è che esista una cosa in particolare che io amo dell'Artico, l'Artico mi piace in tutto. Fin da piccolo è sempre un luogo dove volevo andare, ci ho provato per diversi anni, alla fine nel 2007 ci sono riuscito, sono andato per la prima volta, ho messo il mio piede nell'Artico e devo dire che era esattamente come me l'aspettavo, cioè è stato amore a prima vista. È un luogo fatto per, secondo me, anime molto solitarie e poi chi ama essere a diretto rapporto con la natura, perché effettivamente lassù la natura decide lei che cosa noi possiamo e dobbiamo fare. Un'esperienza da non perdere assolutamente per chi fa un viaggio nell'Artico. Forse la cosa più bella che c'è nell'Artico è l'aurora, sicuramente una di quelle cose che sono uniche, che si possono vedere davvero solamente lassù. Qual è il periodo migliore per visitare l'Artico? Per visitare l'Artico, in generale, secondo me, è quello di marzo, aprile, dove c'è ancora la neve, però ci sono le giornate col sole, non fa più così freddo come fa. Cioè, al momento, oggi ci sono meno 42 gradi lassù. È una meta adatta anche a un viaggio fai da te? Assolutamente sì, basta prendere un aereo, volare su Kiruna, Esepio, Tromso, Bardu forse in Norvegia. Bisogna essere preparati, nel senso bisogna un attimo programmarsi che cosa fare, prenotare su un albergo, quello sì. Però poi una volta arrivati lì, chiunque, ma veramente chiunque, dai bambini più piccoli ai signori più anziani, chiunque parla inglese, quindi è tutto molto, molto semplice. Sono tutti gentilissimi, la cosa eccezionale è che tutti accolgono i
i turisti o comunque i viaggiatori con un sorriso. Quando non lavori, ami comunque viaggiare o preferisci la poltrona di casa? Quando posso cerco di andare in giro, di saltare su un aereo e andare a vedere e a visitare dei posti nuovi. Cinque cose che non possono assolutamente mancare nel tuo zaino. Le macchine fotografiche, io sono un appassionato di fotografia sia digitale che tradizionale, quindi porto minimo sempre due macchine fotografiche. Un libro, che magari non apro, però io lo porto, non si sa mai. Un quaderno, dove disegnare, dove fare schizzi, quando mi viene l'idea almeno posso buttarla lì sopra. La mia bambola, che è Faklava, potete cercarla su Facebook, si chiama Faklava con la K, come il baklava, come il dolce turco, ma con la F. Peron, è la mia bambola che viaggia sempre con me costantemente, ormai da 5 anni. Di dove sei? Sono di Jovenso, che è più o meno dove ci troviamo adesso. È un piccolo comune dell'Alta Val di Susa, una piccola frazione di Sauze d'Ours. Le tue montagne hanno influenzato il tuo modo di scolpire? Chi vive in montagna è abituato a faticare, quindi la fatica non fermerà mai un montanaro. Siccome la scultura è fatta anche di tanta fatica, forse il più grande insegnamento che mi hanno dato le montagne è stato quello, cioè essere pronto alla fatica. Consigliaci dei posti da visitare tra le tue montagne. Beh, qua sono montagne secondo me molto molto belle, arrivano fino ai 3500 del Rocciamelone. Non sono purtroppo molto molto conosciute come i nostri vicini della Val d'Aosta, come il Trentino, però sono delle vallate anche minori come la Val Turas e la Val Argentera che sono splendide. Qual è il tuo luogo dell'anima, se ce n'è uno? Forse la Bursai, che si trova appena qua sopra, a 2400 metri, dove c'è una piccola cappelletta che è stata fatta più o meno 150 anni fa per un voto che era stato fatto alla Madonna per ringraziarla che aveva fatto passare una malattia delle mucche. Un tempo una malattia delle mucche voleva dire rimanere senza cibo. Ci sono legato per via della mia famiglia, dei miei nonni, insomma tutti gli anni noi andiamo su, è un appuntamento fisso per noi d'estate, il 2 luglio andiamo lì e niente, si fa una messa semplicissima, una mangiata, tutte le famiglie del paese si mangiano i prati insieme. Non è niente di speciale, però alla fine forse è per quello che è speciale per noi. E un'ultima curiosità, nel tuo blog una volta hai scritto ci vuole coraggio per avere paura, ci puoi raccontare qualcosa di più? Quest'estate ho deciso insieme alla mia ragazza di andare sul Gran Sasso. Purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di arrivare il giorno in cui c'è stato il terremoto ad agosto, quindi siamo stati anche un pochino scioccati da quello. Comunque abbiamo aspettato che tutto si calmasse, poi abbiamo proseguito con il nostro programma, quindi siamo andati sul Gran Sasso, abbiamo fatto il Corno Grande ed il Corno Piccolo. Il Corno Grande l'abbiamo fatto per la Direttissima, che è una via semi-alpinistica, però tutti ci hanno detto che non servivano corde, diciamo sicurezze, in effetti l'abbiamo fatto senza, però secondo il mio punto di vista è un pochino azzardato, però ripeto, io non sono un grande esperto. Invece sul Corno Piccolo, sia per il fatto che è un pochino più esposto e poi per il fatto che un pezzo del sentiero appunto col terremoto è frenato, non ce l'ho fatta a proseguire, mi sono fermato. E io credo veramente che in montagna e in qualsiasi situazione della vita, uno deve rendersi conto quando è il momento giusto per fermarsi. E ovviamente tutti vorremmo portare a termine le imprese, insomma le idee che ci prefiggiamo, però bisogna anche avere il coraggio di dire forse è meglio fermarsi. Grazie Maurizio. Grazie a voi dell'intervista e vi saluto. Intanto prima di salutarvi vi faccio dare un'occhiata a questo, che è un mini parco di sculture che ho creato insieme ad altri amici e colleghi tra il 2007 e il 2008.